In acqua ti stanchi troppo facilmente? Fai molta fatica non appena aumenti anche soltanto leggermente il tuo passo o non riesci ad ottenere quei miglioramenti in acqua che tanto speri? In questo video condividerò con te alcuni dei più grandi errori che tutti i nuotatori, a prescindere dal livello, commettono, così che tu possa capire quali sono quegli aspetti sui quali devi concentrarti sin dalla prossima volta in cui entri in acqua. Numero 1. Battere troppo le gambe. Se sei consapevole che in acqua le gambe non sono il tuo punto forte, la soluzione non è quella, da un giorno all'altro, di provare a batterle di più e più forte. Devi sapere che le gambe sono i muscoli più grandi del nostro corpo, motivo per cui consumano un sacco di energia, e se non sai come batterle in maniera tale che la tua gambata risulti al tempo stesso sia economica che funzionale, beh, provare a scalciare più forte non ti farà altro che aumentare l'attrito del tuo corpo all'avanzamento e di conseguenza questo ti porterà a stancarti più velocemente di quello che pensi. Allora la soluzione è quella di smettere di batterle perché nel tuo caso non servono? Assolutamente no, perché senza una buona battuta di gambe la tua nuotata non sarà mai del tutto stabile ed efficiente. Non esiste un buon nuotatore che non batta le gambe. All'apparenza può magari sembrare che ci sia qualcuno che non le batta, ma in realtà chi sa nuotare bene le usa. Magari meno di qualche d'un altro, però le batte. Semplicemente per la fisionomia della sua nuotata e per le sue caratteristiche individuali, un suo singolo colpo per efficacia vale il doppio o il triplo del tuo. Quindi, prima della potenza e della frequenza di battuta, ciò che conta di più è l'elasticità, la sensibilità e la profondità del tuo colpo. Numero 2. Nuotare troppo veloce. Se vuoi nuotare più veloce, beh, sicuramente la soluzione non è quella di nuotare ed allenarsi più lentamente, tranne però che nella parte di riscaldamento è quella di esercizi tecnici specifici. Questo perché il riscaldamento serve ad elevare, non tutto di un colpo, bensì in maniera graduale, le tue pulsazioni, in modo da ottenere il massimo reclutamento dei tuoi distretti muscolari senza dargli subito un brusco ed eccessivo impulso che potrebbe causare soltanto danni. Eppure, un errore che vedo fare molto spesso dalla maggior parte dei nuotatori amatoriali è quello di velocizzare tutta la parte di riscaldamento iniziale, tutta la parte di esercizio e di attivazione per arrivare il prima possibile alle serie di lavoro centrale. Calma, prendi il riscaldamento con più tranquillità e concentrati sulle sensazioni del tuo corpo. E poi, se vuoi spingere di più, bene, però fallo allora nella parte di allenamento dove conta davvero spingere e quindi lì vedrai come la qualità del tuo allenamento si innalzerà e vedrai anche come performerai meglio. Numero 3. Troppo rumore e troppi schizzi. Se la tua nuotata non è pulita e quanto più possibile silenziosa, allora vuol dire che stai sbagliando. Perché se quando le tue braccia o le dita della tua mano, quando entrano in acqua, impattano un sacco, alzando una quantità di schizzi spropositata, significa che stai facendo un sacco di attrito. Perché ricorda, ti stai muovendo in un fluido come l'acqua, che è ben 800 volte più densa dell'aria. Motivo per cui quando nuoti, impara ad ascoltarti ed inizia a curare la pulizia del tuo gesto natatorio per intero. Numero 4. Guardare sempre avanti. La posizione del tuo corpo in acqua deve essere sempre distesa ed orizzontale e la testa e le gambe, essendo nelle due estremità, è come se fossero un po' l'ago della bilancia. Cosa voglio dire? Se quando nuoti la tua testa è alta perché guardi sempre avanti, capisci che se da una parte ci si alza, dall'altra inevitabilmente si affonda, ed in questo caso ciò che affonderà saranno proprio le tue gambe. Ed il risultato sarà un assetto del tuo corpo compromesso che non andrà sicuramente a beneficio dell'avanzamento. Anzi, la soluzione è quindi quella di guardare in basso. Tranquillo, non andrai a sbattere nel muro. E quando ne hai bisogno, pensa ad alzare il tuo sguardo e non la testa, che deve rimanere neutra. Se nuoti in mare, poi è chiaro che di tanto in tanto dovrai alzare la testa per controllare la direzione, ma comunque tieni sempre bene in mente questo concetto, perché quanto più riuscirai a ridurre il tuo attrito frontale, tanto più sarai idrodinamico. Numero 5. Attrezzatura non adatta. Quando parlo di attrezzatura parlo di tutto lo stretto necessario per nuotare, che deve essere anch'esso di qualità e non improvvisato. Quindi in primis cuffie, occhialine e costume che devono essere comodi e adatti a te,
perché l'importanza della comodità e del comfort non è da sottovalutare nemmeno in acqua, soprattutto quando ci si allena più volte durante la settimana. E poi pinne, palette, pull e boccaglio, che sono gli strumenti base, ma anche quelli necessari per lavorare bene. In particolare sulle pinne ti consiglio sempre di puntare su quelle che hanno il tallone bucato, perché danno alla caviglia maggiore possibilità di movimento. Così come le palette, è importante che siano della giusta taglia della tua mano, né troppo larghe né troppo piccole. Ne va della salute delle tue spalle. Ed infine, quando si parla di boccaglio, si intende il boccaglio frontale, che non deve assolutamente darti fastidio quando nuoti. Numero 6. Trattenere il fiato. Sulla terraferma la respirazione è innata. Del resto, per vivere siamo abituati sin dalla nascita ad inspirare ed espirare continuamente. Anche in acqua è necessario costruire un proprio schema respiratorio che sta alla base e che deve essere acquisito prima di ogni altra cosa. Altrimenti per te nuotare sarà sempre una sofferenza. Come respirare correttamente quando nuotiamo l'ho già spiegato in altri video presenti all'interno di questo canale e che puoi tranquillamente rivedere nel caso tu te li fossi persi. Però sappi che se quando nuoti lo fai trattenendo il fiato e quando hai bisogno di respirare lo fai respirando dal naso, voglio dirti che stai sbagliando ed è proprio questo il motivo per il quale ti affatichi troppo precocemente. Numero 7. Rispetta la linea mediana del tuo corpo. Immagina che quando nuoti il tuo corpo sia diviso a metà da una linea retta. Ecco, questa linea retta non devi mai oltrepassarla. E questo vale sia sopra che sotto l'acqua. Quindi devi entrare con le mani davanti alle tue spalle ed allungarti bene lungo quel binario. Stessa cosa vale sotto l'acqua, dove in fase di presa, trazione e spinta devi rimanere con la tua mano indicativamente sotto la proiezione data dalla tua spalla, anche se il tuo corpo ruota. Non devi mai incrociare, quindi non entrare con il braccio davanti alla tua testa e non spingere con il braccio sotto la pancia, altrimenti avanzerai a zig zag in maniera scoordinata. Numero 8. Nuotare piatti. Il rollio è una cosa fondamentale ed imprescindibile nello stile libero, così come nel dorso, ma la maggior parte dei nuotatori purtroppo è carente da questo punto di vista. Anche sul rollio ci ho già dedicato in precedenza un intero video, ma se vogliamo riassumerlo in poche parole, devi sapere che una nuotata piatta è una nuotata corta, che non ha profondità di bracciata e che fa un sacco di attrito. Motivo per cui ogni volta che il tuo braccio entra in acqua devi pensare di allungarti andando a cercare l'acqua quanto più lontano possibile. E vedrai che mentre ti distendi otterrai questa rotazione guidata dai tuoi fianchi e dalle tue spalle insieme. E questo momento di rotazione aumenterà la tua lunghezza della bracciata in modo tale da incrementare la cosiddetta distance per stroke, tradotta in italiano ampiezza di bracciata. Numero 9. Braccia tese. Muovere le braccia tese è uno dei classici errori tipici del nuotatore che non ha una buona sensibilità acquatica. Quando nuoti a stile libero, però, vige una semplice regola che devi tenere sempre in mente. Il braccio in fase di recupero ed in fase di presa trazione deve essere flesso. Questo perché in fase di recupero il braccio flesso permette di rilassare quanto più possibile la muscolatura della spalla, mentre in fase di presa trazione il braccio sempre flesso permette questa volta di salvaguardare l'articolazione della spalla e di aumentare la superficie d'acqua che andremo a spingere. Numero 10. Allenarsi senza un piano. Eccoci arrivati all'ultimo errore, forse il più grande di tutti, e che vedo commettere soprattutto da chi non ha una grande esperienza in acqua. Abbiamo parlato di come dover prestare attenzione e non nuotare troppo velocemente la parte di riscaldamento e di esercizi, ma è altrettanto importante non sprecare il tuo tempo in acqua, perché un obiettivo senza un piano è solo un desiderio e così rimarrà tale. Motivo per cui, per capire come entrare all'interno di Swimprove ed ottenere così una programmazione ed un piano di allenamenti specifici, completamente personalizzati e adatti al tuo livello, ai tuoi impegni e alle tue caratteristiche, ti basterà cliccare sul link che ho lasciato nella descrizione di questo video e prenotare una call senza impegno con uno dei nostri coach specializzati. Io spero che anche questo video possa esserti stato d'aiuto, ti invito perciò a lasciare un bel mi piace, iscriverti al canale se non lo hai ancora fatto e condividere magari con questo video con qualche tuo compagno, amico, che pensi che possa averne assolutamente bisogno. Noi ci vediamo presto in un nuovo video, ciao!